Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 21. Potete trovarci anche su Telegram cercando @TeatrTV in modo tale da non perdervi nessuna delle nostre dirette. Qui su Twitch, ragazzi, qui su Twitch. E oggi giochiamo a Portal, o meglio, ci proviamo a giocare a Portal con RTX, che praticamente dovrebbe aver cambiato un bel po', la grafica di questo gioco fantastico uscito nel 2007 e oggi hanno deciso di oggi, questi giorni hanno deciso di aggiornarlo con la versione RTX. Quindi avviamo una nuova partita e vediamo di cosa si tratta, di cosa si tratta, di cosa si tratta. C'è un conto alla rovescia lì. Siamo a rompere le cose. Ma se non rompe pure la tazza? Come si tira l'acqua? And learning are the primary goals of all enrichment center activities. Serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from. Por favor, por donde? Turn back. The portal will open in 3, 2, 1. Ok, quella siamo noi. Ok, conto alla rovescia è a zero ora. 0-0. Ok. Perfetto, mettiamo qua e noi ci possiamo andare. Eccellente, al completamento di ogni test deve accedere alla camera blindata, che sarebbe questo. Per prima cosa noti il campo di particelle incandescenti che sbarra l'uscita, la griglia di emancipazione materiale di apertura. Aperture. Valorizzerà questo materiale. Ah, ok. Ovviamente non possiamo portarci il materiale delle stanze oltre. Il fascio blu che c'è nelle varie stanze. Posizionare il cubo di archiviazione sul super pulsante di supercollusione pesante a 1500 MW di apertura. Ma sul serio dice queste cose. Ok, prendo il cubo. No. Ah, ok, sì, i portali si aprono e si chiudono. Ok, ora va di là, perfetto. Entri rapidamente nella camera blindata. Gli effetti di un'esposizione prolungata al pulsante non fanno parte di questo test. Ma che cazzo? Ci sono anche effetti collaterali. Allora, ora quando si apre il portale, lì mi devo trasferire. Ecco qua, perfetto. E me ne posso uscire da qua. Ok. Quindi ragazzi, sono stanze, come vedete. Test. Risolvere l'enigma e uscire dalla stanza. Una sorta di escape room. Quando ancora non esistevano le escape room. Si sta comportando molto bene. Un forte sapore di sangue non rientra in alcun protocollo del test, ma è un effetto collaterale della griglia di emancipazione materiali. In caso non rari, la griglia può emancipare otturazioni, smalto e corone dentarie, denti. Ma è tradotto di merda, presumo. Ah, ecco qua.
You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid. Even ok, ci sta facendo tre raccomandazioni. Under no circumstances should you... Ora abbiamo questo coso che spara i portali, quindi tramite questo possiamo creare il portale, quello là blu. Perché il blu è quello di apertura e l'arancione è quello di uscita. Noi qua possiamo creare il blu, lo posso fare ovunque. Well done. Remember, the Aperture Science bring your daughter to work day is the perfect time to have her tested. Ok, qua possiamo andare avanti. Ci fa capire praticamente tutte le... come funziona il gioco all'inizio. Comunque dobbiamo seguire, dobbiamo superare le stanze. Le varie stanze. Welcome to test chamber 4. You're doing quite well. Allora, questo qua che cosa fa? Apre. Ah, ok. Bravissimo. Come richiesto al protocollo, la prossima camera test non verrà monitorata. Lei resterà completamente sola. Buona fortuna. Ottimo. Stanza 5. 5 di 19. Vediamo se cade pure questo. To ensure the safe performance of all authorized activities, do not destroy vital testing apparatus. Ok, allora dobbiamo premere i due tasti ora per andare qui. Quindi un cubo ce l'abbiamo lì e un portale ce l'abbiamo là. Vediamo qua sotto che cosa c'è. Un cubo. Ok, se faccio il coso qua, ok. Perfetto. Quindi ora rifaccio questo e mi prendo il primo cubo. E lo mettiamo qua. Ma tu che cosa mi guardi? Non distrugga l'apparato di test vitale. Allora dobbiamo prendere l'altro cubo. Come lo prendo? Ah, saltando. Ok. Giustamente, era più facile del previsto, dai. Eccoci qua. Come richiesto al protocollo, la precedente affermazione sul mancato monitoraggio di questa camera era uno scherzo. Fa pure la divertente, fa sta diva, dai. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2. Smetteremo di dire bugie in 3, 2, 1. Certain objects may be vital to your success. Do not destroy testing apparatus. Non possiamo portare gli oggetti attraverso quel campo. Dai, questi sono facili, dai. Poi vi voglio quelli difficili, vi voglio. Vabbè, un robot. Una intelligenza artificiale. While safety is one of many enrichment center goals, the Aperture Science high energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused problems. Unbelievable. You,
Subject name here. Must be the pride of. Subject hometown here. Ok ragazzi, ok. Ancora non ha, perché a un certo punto dovremmo avere sia il blu che l'arancione. Secondo me fin quando non arriviamo là sono abbastanza semplici e stupidi. Anche perché ci fa capire come funziona il gioco. Tutti i capaci devono essere il dispositivo custo di avvertimento, allarmi, bla 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 bla. E ora come vado da sopra? Non si muove più. La stanza 7. Stanza 7, andiamo sulla 8. In caso di fallimento è prevista una penalità. Ogni contatto con il pavimento comporterà un timbro insoddisfacente sul dossier ufficiale in seguito dalla sua morte. Buona fortuna. Che cazzo. Ma io l'arancione non lo posso cambiare. Ah, cazzo, è uno. È superare queste stanze. Ah, cavolo, cioè, rimbalzo là vicino, ma come si fa? Fa qui, esce qui, poi devo metterla lì. Ci va? No, troppo lontano. Ok, sali il coso rosso, ho visto. Ok. Scappare e non morire. Sì, superare tutti questi test bastardissimi. Visto che noi siamo, a quanto ho capito, stavamo chiusi in una stanza. Quindi boh, non so se siamo un androide o un umano chiuso da qualche parte. Ho fatto una serie di test, di stanze con test da superare. Per il momento dobbiamo arrivare al 19, poi non so cosa succede. Davvero notevole, ogni apparente pericolo è esclusivamente un sistema per migliorare la sua esperienza del test. Ogni apparente pericolo. Solo apparente, sì. Quindi non facciamo fuori nessuno, no. Centro Archimede è spiacevole di informarla che questo qua non si può risolvere. È inutile che cerca di risolvere una cosa del genere, ha detto. Ok. Si scusa per la camera desterrata. Allora, andiamo qua. Ok, lo devo buttare qua. E andiamo. Once again,
Ancora una volta, Cenere Recommenda offre le sue sincere scuse per questo ambiente di testi che devo servire. Fantastico! È rimasta risoluta e concentrata in un'atmosfera di estremo pessimismo. No, non posso prendere niente. Quando riesco vi leggo, Tristo. È perché i sottotitoli questi sono più grandi, non li posso mettere, non me li devo modificare almeno. Comunque prima ci aveva detto che la stanza numero 9 era buggata, praticamente non era risolvibile. Poi invece quando l'abbiamo fatto? Salve di nuovo, ripetiamo il precedente avvertimento. Questo test, interferenza, moto, interferenza. Ah, siamo sopra. Ok. Ok. Sì, prima per esempio l'abbiamo risolto e ha detto anche in un clima di estremo pessimismo è rimasta concentrata e è riuscita a fare il test praticamente. Spettacolare, lei sembra comprendere come un portale influenza il moto in avanti o il, per essere più precise se come non lo influenza. Ok, noi abbiamo il portale qua sotto, dobbiamo andare là sopra, quindi ci serve un fatti cosa qua. Ok, per un pelo. A function of mass and velocity is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Perfetto. Dai, 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 sono facili queste. Che praticamente i portali, io se mi butto da un'altezza a una certa velocità, anche se poi il portale sta dall'altro lato in un'altra angolazione, io continuo. Centro arricchimento garantisce sempre ambienti di test sicuri. In ambienti di test pericolosi, il centro arricchimento fornirà sempre utili consigli. Ad esempio, qui il pavimento lo ucciderà. Cerchi di evitarlo. Ambienti di test sicuri. Vabbè. Allora, dov'è la palla? Ok, devo aspettare che spari qua. Bravissimo. Ok, la palla sta qui. Io la palla devo andare a fare... Ok, qua ora mi serve. Dai, dai! Perfetto. E ora devo prendere qualcosa. Giusto? Dai, dai che ci prendiamo anche l'arancione. Non mi spara addosso, no. Ecco qua. Ok, ora ci abbiamo tutti e due, posso farlo. Uno l'entrata e uno l'uscita. Cioè, o meglio, puoi creare entrambi. Mentre prima l'arancione te lo creava lui in automatico. Ora lo posso fare io ovunque. Il portale. Lo posso fare sia qua e qua. Tipo entro ed esco da qua.
praticamente. Quindi ora lo posso creare pure io. Mo sarà un macello. Già una interferenza. Riesco già da qua. Ok. Cazzo! È impazzito il coso, è impazzito. Tra l'altro, visto che noi stiamo facendo anche Black Mesa, praticamente questa società qua è la concorrente di Black Mesa. Now that you are in control of both portals, this next test could take a very long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation si senta libera di svenire. Quello si muove. Io posso fare così, posso fare così. Andarmi a prendere il cubo. Là c'è il pulsante. No. Ma che cazzo? Che cazzo è? Ah, è caduto comunque il cubo, mica l'avevo visto. Vaffanculo. Che cosa c'è là sopra? Ah, un altro cubo, dove lo prendo? Sta di là l'altro cubo, ok. Non li vedevo, sì, questo. Come richiesto dal precedente protocollo, non possiamo più mentire. Alla fine del test, lei verrà scartata. Scartata?
hai fatto troppo danni. Qua c'è pure l'annegamento. Ottimo. Ottimo. Tutti gli oggetti che intendono gestire perdite gamma. Ma è tradotto di merda, non capisco, nemmeno i sottotitoli sono fatti decentemente. Allora, questo apre qua. Infatti non posso creare niente, quindi devo andare a vedere là sopra che cosa c'è. Ok. Bravissimo. Bello. Questa porta qua, questo si deve abbassare. Quindi c'è la palla da qualche parte. Eccola qua. Ma non posso correre. Manco bagno appare. Very, very good. A complimentary victory lift has been activated in the main chamber. Un ascensore di vittoria aggiuntivo. Ma che cazzo? A quanto pare il bunny hop ci dovrebbe essere, però non c'è la corsa, quindi presumo che non ci sia il bunny hop normale. Normale. The enrichment center is committed to the well-being of all participants. 15. Attualmente sono disponibili torte e supporto psicologico. Grazie per averci aiutato ad aiutarla ad aiutarci. Cazzo, e qua come cazzo faccio ora? Devo saltare. Però non c'è lo spazio materiale per saltare. Eccoci qua. Ovviamente scompare se io attraverso sta linea. Oh, ma che cazzo è successo? Come hai sballato così tanto? No! Oh, ok. Vai di impulso 101 in console.
Allora, diciamo che è il suo gioco preferito praticamente, Portal. Oggi di lì. Allora, abbiamo. Dobbiamo. Oh, ok, l'ascensore si è aperto. Testing apparatus destroyed. Capita, capita. E che vuoi mettermi le telecamere? Ah, ma c'è un QR qua sotto. Ma c'è sempre stato un QR, Johnny. Cazzo, mi ha danneggiato. Che dove ti porta sto QR? Non me lo vedo il telefono. Troppo lontano, un po' vicino. Forse l'hanno messo in questa versione qua, ma non me lo vede come. Cioè non me lo riconosce il lettore. Vediamo se lo riprendo così. Ecco, me l'ha preso ora. Omniverse Kit. Non è un sito. C'è solo scritto Omniverse Kit. Dice così. E basta. Vediamo se lo faccio girare. Ah, Nvidia, infatti è Nvidia. Sì, mi dice solo questo. Non è un sito, non è niente. Cerchiamolo su Google. Ah, è un toolkit per che hanno usato probabilmente per sviluppare questa cosa. Che cazzo di cosa? Dove cazzo li vanno a mettere? Tanto sulle altre non c'è, solo su questo. Vabbè, allora dobbiamo attraversare qua. Quindi qua, qua. Ah, ma qua non c'ho il salto. Quindi dove cazzo lo dobbiamo fare? Ah, qua. Che ho messo il blu sopra. Ma non ce la farò mai così a poco. Ah, ok. Cioè devo fare il doppio cosa. Ok, quindi arancione poi devo fare. Ecco. Pure io. Vabbè, solita menata Nvidia. Sì, no, vabbè, quello era ovvio. Madonna. Allora. La sfera poiché. Devo semplicemente far andare di qua sta sfera poiché. Ci devo prima arrivare io però di qua.
Quindi lo devo fare così. Ma così va comunque storto. Se la butto così comunque va storto, o no? Infatti. Allora, io la devo andare a far raddrizzare questa cosa. Ah, non mi dire questo, ma se ne va qua io muoio. Ma perché voglio fare ste cagate io? Perché che posso lanciare i portali? Perché? Oh, non si distrugge. che sono ste palle così. Là dentro deve andare. Come si apre sta porta? Col pulsante là sopra, ok. Cazzo, mi uccide sta palla. Ah, potevo aprire anche l'altro pulsante, ok. Non è andato dentro.
ok, già stava sopra. Sapeva che può donare uno o più organi vitali al fondo di autostima di, per le ragazze di Aperture Science. Science. Carlos Science. Caso procedure di manutenzione obbligatoria alla camera appropriata per questo testo non è attualmente disponibile. Quindi, sostituito da un percorso infuocato concepiti per androidi militari. Si scusa per l'inconveniente, le auguro una buona fortuna. Please put me down. Target A. Are you still there? Oh, ma così mi colpisce. Critical error. Put me down. There you are. Io me le voglio portare dietro queste cose, ma non posso. Secondo me, come mai appena inserisco le cuffie nel PC salta la connessione? Ma che cuffie sono? Ah, perché potevo buttarla da sopra direttamente sulla X. Timido davanti alla telecamera. Ma io ci posso andare qua dietro? Help. Ah, potevo farlo tranquillamente così, cavolo. Un altro QR, ma sarà lo stesso. RTX 4090. Ah dai, ah dai. Cioè, puoi da notare che questa è la RTX 4090 e questo è tutto un computer, tipo. Che tra l'altro lo usava per farsi la pasta. Cioè. Tra l'altro non la posso manco prendere, è fissa e basta. Ah, c'è scritta roba qua sopra. The cake is a leak. Un vero amico in nella scienza. Quanti cazzo di giorni è restato qui questo? Se metti la 4090 in quel PC e esplode la casa, il PC è il palazzo. Ma pure il palazzo dei vicini, probabilmente. Oh no, non voglio entrare nella cosa. Ah, comunque rimaneva aperto. Non riesco a fare così, dai. Allora, andiamo sopra. Più qua.
città invece com'è la situazione? Devo buttargli il cubo, vero? Ma non importa. Noi siamo... Noi ci nascondiamo. Sì. Nascondiamo. Non ci beccherai mai. Cazzo. Quanto sangue. Quanto sangue. Quanto sangue. Allora, qua non ci vedono. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Niente. Qua cadono i cubi, quindi. Perché ce ne stanno una catena. Qua. Allora, per andare dove dobbiamo andare. E uno è andato. Ma che palle. Aia. Ma è serio? Cazzo, cazzo, cazzo. Guarda qua, mi vede. Put me down. Well done, Android. The Enrichment Center once again reminds you that. Il Senato ricorda che l'inferno degli androidi esiste. Vi verrà spedita al primo segnale di ribellione. L'inferno degli androidi. I auricolari li ho sempre usati. Da ieri fa sta cosa. Ma che auricolari sono? Che connessione c'hanno? Lo spinotto o c'hanno lo USB? Cubo da compagnia. Uno solo è lo spinotto che c'hai, non ne puoi provare da un altro lato. Comunque non ci azzecca niente. No. Che non me lo posso prendere? Ecco. Provare altre cuffie. Vede se fa la stessa cosa, ma giusto per testare. Questo non ci dovrebbe far niente, vero? The symptoms most commonly produced by enrichment center testing are superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations. Non c'erano due palle, una a destra e una a sinistra. Non cercherai mai di accoltellarla, in realtà non può parlare. Ma va? Ok, ragioniamo. Dove deve farla arrivare questa palla?
qua la devo far arrivare. Quindi ora io ci ho messo. Mettiamo che facciamo questa e facciamo questa qua. Ok. Uno è andato, ora l'altro. Ma tu che ci fai qua sopra? Vital testing apparatus destroyed. Vital testing apparatus destroyed. L'altro dove deve andare? Cioè, ci ha messo la faccia del cubo. The Girl of Aperture. Dai. Ottobre 2022. 12 ottobre. E poi c'è il 3 novembre. Ma quando è uscito sto gioco? Il 3 novembre, non mi ricordo. Cioè, queste zone qui l'hanno fatte nuove. Ah, cazzo, c'è tutta sta roba qua dietro. Ma sempre il cuo, cioè, sempre il cubo e sempre i cuoricini vicino. No, sta sto help scritto qua vicino. Tutti i cubi, tutti i cubi. Un angelo, vabbè. Allora, vediamo dove è quest'altra cosa da attivare. Ok, allora prendiamo un cubo. Cioè abbiamo un cubo. Mi servono due cubi addirittura. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube cannot speak. In the event that the weighted companion cube does speak, the enrichment center urges you to disregard its advice. Noi ci abbiamo ancora da buttare quest'altra palla. Dove cazzo va quest'altra palla? Ecco. Madonna mia, che non sto attento. Companion cube cannot speak. In the event that the weighted companion cube does speak, the enrichment center urges you to disregard its advice. Proviamo a fare questa cosa qui allora. No, c'è un'altra porta. Questa invece qua dietro che cosa ci dà? Ciao Umbe, buonasera. Ah, eccola qua. Dove deve andare l'altra palla. Quindi mi serve un altro cubo da portare qua per attivare questo. E poi lasciare il coso qua, va bene. Ok. Come cazzo ci arrivo lì? Ci devo mettere un cubo qua. Ma io là sopra non posso saltare.
Mi serve un altro cubo, quindi c'è un altro cubo in giro? Ah, ci sono sti cose. Funzionano? No. Ovviamente. Troppo facile sarebbe stato. Un solo cubo ci ha dato, vero? E vabbè, e vabbè, e vabbè. E vabbè. Questo cos'è, il blu? Se passa? È andato. Stranamente è andato. Ce l'hai fatto, il cubo pesante da accompagnare ha portato certamente fortuna. Purtroppo non può accompagnare per il resto del test, deve essere qui sottoposto a eutanasia. Accompagni il suo cubo nell'inceneratore intelligenza emergente. Ma sul serio? Ma sul serio? Ma se mi butto io, mi butto io. Non farò mai a meno del mio cubo. Non posso. Cavolo, da qua giù mi fa iniziare. Madonna. Ah no, già è attivo questo, ok. E il cubo? Sta laggiù. Allora, idea. Idea. Non voglio far morire il cubo, che è il mio migliore amico il cubo. You did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and, unfortunately, must be euthanized. Please escort your companion cube to the Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator.
Funziona, vero? Rest assured that an independent panel of ethicists has absolved the Enrichment Center, Aperture Science employees, and all test subjects of any moral responsibility for the companion cube. Non voglio distruggere il mio cubo. Come faccio? Been a faithful companion. Your companion cube cannot accompany you through the rest of the test. If it could talk, and the Enrichment Center takes this opportunity to remind you that it cannot, it would tell you to go on without it because it would rather die in a fire than become. Perché anche se faccio il buco qua, che esco là, che cazzo, non posso comunque fare niente. O no? Testing cannot continue until your companion cube has been incinerated. Although the euthanizing process is remarkably painful, 8 out of 10 Aperture Science engineers believe that the companion cube is most likely incapable of feeling much pain. Oh, maestro, non c'è un modo. State and local statutory regulations prohibit it from simply remaining here, alone and companionless. You must euthanize it. Ma devo uccidere per forza il mio cubo di compagnia. Devo uccidere per forza. Destroy your companion cube or the testing cannot continue. Ma che brutta cosa, io lo volevo salvare, il mio amico. Che brutta cosa. While it has been a faithful companion, your companion cube cannot accompany you through the rest of the test. If it could talk, and the Enrichment Center takes this opportunity to remind you that it cannot, it would tell you to go on without it because it would rather die in a fire than become a burden to you. Oh, ho sbagliato. Oh, cazzo, ho sbagliato. Clamorosamente. Testing cannot continue until your companion cube has been incinerated. Ho sbagliato clamorosamente. E ora da qua non posso più passare. Ah no, posso passare. Era questa porta qua. Perché mi fa danno, sai? Ok, facciamo sta cosa allora. The companion cube cannot continue through the testing. State and local statutory regulations prohibit it from simply remaining. Facciamo questo, lo mettiamo qua. Attiviamo questo. Prendiamoci il cubo. Non puoi sparare il portale mentre la porta è aperta. Qua, questa non si apre mai, questa porta. Io devo andare qua. Questa porta si apre solo quando brucio il cubo. Ho provato a bruciare altro, ma niente. Però c'è la telecamera lì. Quello che mi puzza è la telecamera. Non so come abbatterla, sta telecamera. Però è strano che mi dia anche... It would tell you to go on without it because it would rather die in a fire than become a burden to you.
È strano che mi dia anche... Per fare il portale sotto la telecamera. Non vorrei che gli devi buttare qualcosa, tipo. Testing cannot continue until your companion cube has been incinerated. No, devo per forza fare così, dai. No, ci appendo un altro pezzo di qualcosa. Pensando, io se lancio sto coso e colpisce... ma come faccio a salire sopra? Io mi dovrei trovare là sopra e buttarla giù col portale che sta dall'altro lato. Quindi io devo mettere... mettiamo sto coso qua. Andiamo qua. E faccio... Non ci arrivo così. While it has been a faithful companion, your companion cube cannot accompany you through the rest of the test. If it could talk, and the enrichment center takes this opportunity to remind you that it cannot, it would tell you to go on without it because it would rather die in a fire than become a burden to you. Testing cannot continue until your companion cube has been incinerated. Ah, ok, mi è venuto in mente. Allora. Perché bruciarlo? È il mio migliore amico il cubo. Oh, perché qua non posso passare? Cioè, vedi, così ci arrivo con la cosa, ma non ci arrivo col... Allora, facciamo un'altra cosa, invece. Vediamo se lo freghiamo in questo modo. Vediamo se lo freghiamo in questo modo. Ho bruciato. Era il cubo quello che ho bruciato. Ci ho provato in tutti i modi, ragazzi, ma... Infatti mi ha sbloccato pure l'achievement fratricidio. Che brutta cosa, che brutta cosa. Che brutta cosa. The experiment is nearing its conclusion. The 18. You will be baked, and then there will be cake.
sbagliato. Sì. Ovvio. Devo fare quella arancione. Allora mettiamo il blu là sopra. Ah, può andare ancora più sopra, ok. Quindi devo fare l'arancione. Eccoci qua sopra. Sulla telecamera. Che cazzo c'è qua? Si sente ancora, altra 40-90. Vediamo se esplode tutto. C'è altra 40-90 che non posso prendere. Se no la bruciavo. Sì, stronzi. Una porta. Non posso aprire però. C'è niente. Posso fare qua? Posso solo buttarmi giù e morire. Sempre aiuto, aiuto. Lei ti guarda. E bla 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 bla. E ci siamo. Ora abbiamo roba sopra. Servo un cubo, quindi qua. Come cazzo ci arrivo là sopra? Perché poi a tempo sto coso? Vabbè, ce la rischiamo, rimaniamo qua, dai. Aia. Ma dove sta la palla? No.
per un pelo. Possibile che ci arriva così, un po' più qua. Vabbè, posso fare da qua giustamente. E ciao anche a te. Ok. Noi dobbiamo far andare questa sfera poké là dentro. Bello. Bello. Allora. Ah, se no mi devo buttare là sopra, in qualche modo. Dovrò saltare. Anzi, mettiamolo un po'... No, più in alto non lo posso mettere. Andiamo a saltare. Ah, non si appende proprio. Già finito, come cazzo si fa? Ok. Ce l'abbiamo fatta. Forse. Non cantiamo vittoria. Non dire gatto se non ce n'è nel sacco. C'è un pulsante però là sotto. Ah, serve per riaprire il coso qua ora. Va bene, come lo prendo quel cubo? Io non ci arrivo saltando. Non c'ho nemmeno un coso per fare il portale. Forse a terra? No, manco. Non ci arriverò mai. Ah, sono... Io dovrei fare un salto praticamente che mi permetta di prendere la spinta e poi saltare fin laggiù. Solo che quando si muove sta porta, questo se ne va. Infatti, si è già staccato. Ah, eccoli. Eccoli. Alla destra della porta, giù nella piattaforma, c'è cioè, fra... sì, ho visto adesso proprio. Ma c'è un cadavere? Ah no, c'è la telecamera che ho fatto cadere prima io. Ok. Quindi... cazzo ho fatto? Ah, l'ho fatto sempre sul coso.
Ma che ora mi devo fare di nuovo tutto il giro. Qua sta chiuso. Lo butta giù. L'avevamo finito Ghost of a Tale. Ho solo la cassetta della posta su terra. Allora, vediamo un po' come posso saltellare ora. Come faccio a saltellare? Qua sotto? Sì. Allora, vediamo un po'. Sì, ne? Quindi era il blu. Ok. Ok, qua ce la lancio, devo lanciare il blu. Madonna mia, non vedo un cazzo. Capisco dove mi devo girare. Ok, là devo mirare. Cazzo. Well done. Ok. Be advised that the next test requires exposure to uninsulated electrical parts that may be dangerous under certain conditions. For more information, please attend an Enrichment Center Electrical Safety Seminar. Dai, facciamo la prossima stanza, dai. Che dovrebbe essere la 19, giusto? Se non ricordo male. Cazzo, questo gioco in VR farebbe sbloccare tutti in 2 minuti. Benvenuto al test finale. Al termine dovrà lasciare cadere il dispositivo nel punto di recupero equipaggiamento. Ok. Enrichment Center regulations require both hands to be empty before any cake. Troppo facile. Okay. È andato ragazzi. Ma perché il 19 tu avevi fatto? Questa qua avevi fatto tu. Allora. Ah, è dall'altro lato. Ok. C'è qualcosa da attivare.
Ah, eccolo, si è attivato. Come faccio? Congratulations. The test is now over. All aperture technologies remain safely operational up to 4,000 degrees Kelvin. Rest assured that there is absolutely no chance of a dangerous equipment malfunction prior to your victory incandescence. Thank you for sarà ben croccante. Come mi salvo? Cazzo. Cosa fai? Fermati! Siamo lieti che tu abbia superato la sfida finale, dove abbiamo fatto finta di volerti uccidere. Sdraiate con le... Ok. No. Pure le scale si rompono, ma che cazzo. La porta aperta. Cioè, sti bastardi che mi volevano uccidere. Sti bastardi. Qua da dove veniamo, vero? Sì, c'erano le scale, ok. Che cazzo è? L'allarme? Quindi le porte con le maniglie si aprono. Giustamente. So che sei lì, posso sentirti. Il cubo da compagnia. Da là veniamo. Da là possiamo andare? No, credo che cambi qualcosa. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Provo ad andare lì. Siamo sempre qui, giusto? Non ci cambia nulla. E qua si smonta, si pezzi così.
Facciamo così, facciamo così. Ok, la porta qua è aperta. Vediamo, prova, vediamo di qua cosa c'è. Perché mi indica la freccia sopra? Ah, ok, per andare sopra. Scusa, allora da qua devo venire. Qui gli uffici non c'è niente. Ma sarebbe il mouse questo? Ma l'ho visto il disegno qua vicino. Soggetto 234. Abbiamo aperto di nuovo la porta e stavamo di qua. Perfetto. Questo pure si apre. Ah, ok. Queste sono tutte quelle stanze che si vedevano da sotto. Ci osservavano. Gli osservatori. Bastardi. Bastardi. Non sei scappata, sai? Stai andando dalla parte sbagliata. ma se viene per toglierlo vuol dire che crashava probabilmente. Scusa, ma qua non andiamo. Ok, il test è completato, hai vinto. Torna al punto di recupero per la torta. È stato un test simpatico e siamo tutti colpiti da quanto hai vinto. Il test è completato, torna indietro. Ma questo è l'inizio, giusto? Ok, non posso tornare qua. Perfetto, quindi devo avviare dall'altro lato. Ok. No. Ma faccio non spiaccicarmi. Ah, non mi spiaccico. Qualcuno ha tagliato la torta e avevo detto di aspettarti, ma l'hanno fatto lo stesso. Me ne è rimasto un po', se ti sbrighi a tornare. No, c'è un lucchetto enorme tra l'altro qua vicino. Che cazzo? Come esco da qui? No, là non credo. Allora, qua posso fare questo. Ah, qua si fa. Ma vaffanculo, la faccio.
ne devo andare? Cioè, o meglio, come ci vado qua sopra? Devo fare tutto il giro, forse? Salendo da qua, non mi uccide sta cosa? Ok, il grosso è fatto. Ok, questo ci indica la strada. Non si appende. Che cazzo. Caricamento. Sei andato dalla parte sbagliata. Dove pensi di andare? Perché non penso che stia andando dove pensi di andare. Ancora non ci arrivo. Con quest'altro ci arrivo. No, si ferma sempre là. Quindi c'è qualcosa da dover fare. Non credo il salto. Comunque Pimpi rimane una brutta persona, non è che cambia molto, eh. Ok. Siamo qui. Non ci siamo divertite? Ricordi la piattaforma che scivolava nel pozzo infuocato? Io ho detto addio e tu avevi una faccia sconsolata. Allora io ho detto che stavo solo facendo finta di ucciderti. È stato grande. Ok, io da qua vengo. Quindi per andarmene. Ok, tipo così. Giusto. Devo stare attento anche a come cado, visto che c'è anche un tubo. Ecco. Perché sono morto?
Prima sono morto, non ho capito come. Salire ancora. Ok, mi devo far schiacciare di nuovo là sopra. Però lo devo fare quando c'è il tubo, ok. Devo essere preciso. Dove devo andare ora? Manco là si fa. Dove cazzo si fa? Devo saltare forse? Ok. E ci siamo. E ci siamo. Dove andare? Anche se salgo là sopra che ho concluso, io dove devo andare? Non vedo nessun ritaglio nemmeno nel... Capito dove devo andare? Devo salire più sopra e sperare che mi esce qualcosa sopra. E non mi uccidono. Ecco. Sì, vabbè. Dai. Ok. Ma qua c'è qualcosa? No. Da questo lato, dove da questo lato? Mi butto giù. Ok. Mi dispiace per te, davvero non sei nemmeno al posto giusto. Avresti dovuto girare a sinistra prima.
scendiamo giù. Ovvio. Come vado là sopra? Perché me lo... Ah, ecco. Non capisco. Non sei una brava persona, lo sai, vero? Puoi sentirmi? Mi stai nervosendo. Anche lei lo sa, sì. Ah, il gioco non è... Cioè, mi piaceva già ai tempi, quindi... L'ho rifatto perché comunque mi piaceva. Sì, ma... Oh, non vado laggiù, scusatemi, eh. Ma minimo vado anche laggiù ora. Ah, perché sono stato direttamente sopra qua. Però questo non si è spento, perché? Non mi spara. Perché? È una brava persona questo. Ma... altra 40, altra 40, 90. Altre chi sa lei, vabbè. Sembra la stessa cosa. Ci possono vedere. No, lei ti guarda più che altro. Vabbè. Allora, dobbiamo saltare sopra, quindi dobbiamo andare di là. Per andare di là... Ok, devo metterlo qua sopra. Il... L'ambaradam. Eccolo là. Ok. È colpa tua, non sarebbe dovuta finire così. Non sto scherzando, torna indietro o ti ucciderò. Ah, perché prima che volevi fare, scusami. Ti sto per uccidere e la torta è finita. A te non importa, vero? Allora, vediamo un po' se dobbiamo fare prima qualche altra cosa qui. Ma dubito. Mm.
Dove la devo lanciare sto cosa? Ah, ma già esploso. Cazzo. Non l'avevo visto da già esploso. Non si colpisce. Cioè, lui non si può distruggere. Infatti non si distrugge da solo. Ma va, va, ma va, va. Forse mi servirà qualcosa? No, non mi può servire. Eh sì, invece sì, devo rompere sto vetro qua. Ecco perché non lo posso distruggere. No, già era passato. Bravissimo. Mio migliore amico. Ma lo posso portare dietro? Grandissimo, andiamo, cubo. Dai che ci passi, dai. Vabbè, andiamo a marci indietro. Ma qua tipo moriamo. Ok. Voglio portare pure il cubo. Ovviamente. Visto che è il mio migliore amico il cubo. Caricamento. Cubo, aspetta un secondo. Andiamo. Andiamo. Porta chiusa. Ah. Noi da là veniamo, vero? Ok. Quindi facciamo qua, cubo, andiamo. È fango? Che schifo. Che cavolo è tutta sta roba? Ora sto nella cacca. C'è pure la musichetta. Uh-oh.
lose. Put me down. Hello. Who are you? Stronzo, già mi aveva mirato. Allora, vediamo un po'. Là, là. Là. Ok, mi sa che ne manca uno solo. Che sta là sopra. Ricerca, perché sento ancora ricerca? Modalità di ricerca attivata, perché? C'è ancora qualcuno vivo? Vabbè. Allora, noi abbiamo sì, i salti mortali da fare ora. Ma mi volevo portare il cubo. Come cazzo faccio a portarmi il cubo? Il cubo è andato. Allora, quindi facciamo sta cosa qui allora. Lascio solo cubo. Cazzo, non ti lascio solo cubo. Andiamo. Bastardi. Bastardi. Così all'improvviso si stronzi. Se riusciamo a beccare il blu. Vabbè, al massimo poi ci rivado nel caso. No, ho sbagliato. Sbagliato. Eccolo qua. Andiamo. Qua è chiuso. Qua è chiuso. Andiamo di qua. Cavolo, questa zona. Però è aperta sta porta. Ok. Di qua è chiuso.
Dove cavolo stiamo andando? No. No. Devo lasciare il cubo. No. No. Ma dai. Ma dai. Bene, mi hai trovato. Con quella direzione ne valeva la pena. Ah, contro questo devo combattere. Perché nonostante la tua violenza, l'unica cosa che sei riuscita a spazzare via finora è spezzare è il mio cuore. Se ti calmi, potremmo far finta che non sia successo niente. Ma sappiamo entrambi che non succederà. Tu hai scelto questa strada e ora ho una sorpresa per te. Presentazione, sorpresa tra 5, 4. Ah, aspetta un attimo. Questo non doveva succedere. Vedi, quella cosa che mi è caduta fuori, cos'è? Non è la sorpresa. Non l'ho mai vista prima. Nessun problema, è un mistero che risolverò dopo, da sola. Perché tu sarai morta. Non vorrei dirti sono affari tuoi, ma se fossi in te lascerai in pace quella cosa. Ok. Quindi apriamo un secondo questi cosi. Pensi che stia cercando di fregarti? Certo, mi sta cercando di fregare. Stronzo. Uff. Che è? Ti sei fatta male? Science thing, we don't know what it does, into an aperture science emergency intelligence incinerator. That has got to be the dumbest thing that... Whoa. Cambiato la voce. Good news. I figured out what that thing you just incinerated. Ho appena scoperto cosa facevo quella cosa che ha bruciato. Era un processore di moralità che mi ha installato dopo che ho allagato il centro di una con una neurotossina per farmi smettere di allagare il centro con una neurotossina. Perciò mettiti comoda mentre avvio gli emittori di neurotossina. Cazzo. E ora? Ah, c'è sto coso, ok. Ok, ok. Vai. Ah, qua non mi mira. It makes shoes for orphans. Nice job breaking it, hero. Niente. Vabbè, dai, mettiamoci tutto per dritto, sennò qua. This isn't brave. It's murder. What did I ever do to you? The difference between us is that I can feel pain. You don't even care, do you? Troppo basso. Ha lanciato. Did you hear me? I said you don't care. Are you listening? Ma dai. E cazzo. That's it. I'm done reasoning with you. Starting now. There's going to be a lot less conversation and a lot. C'è un culo esagerato questo. Niente. Did you say something? I sincerely hope you weren't expecting a response, because I'm not talking. All right. Come la prendo sto coso? Ecco. Who are you? What is that? Scappa, scappa, scappa! Scappa!
Ciao. Posso dungearmi così? 2 più 2 uguale 10. In base 4, io sto bene. Impazzito. Ti ho lasciato sopravvivere finora perché il tuo comportamento mi incuriosiva. Beh, sei riuscito a distruggere quella parte di me. No, troppo in qua. Non lo colpiamo comunque. No, l'abbiamo colpito stranamente. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, dove vai? E come la prendo là sopra? Come la prendo là sopra? Ma dai! Si può salire sopra in qualche modo? Sono riuscito più o altro a far buggare anche quest'altro gioco. Ci arrivo? Ok, ci sono arrivato così. Cavolo, 1:34, ce la facciamo? No, non lo colpisco così. I could take a bath in this stuff, put it on cereal, rub it right into my eyes. Honestly, it's not deadly at all. To me. You, on the other hand, are going to find it. Who's gonna make the cake? Ok, e ora? You. Ma perché queste cose strane succedono a me? And believe me, you don't have a whole lot left to waste. Non credo che sia così normale. Survival. Well then, the last thing you want to do is hurt me. I have your brain scanned and permanently backed up in case something terrible happens. Devo fare tipo così, così. Don't believe me? Here, I'll put you on. That's you. That's how dumb you sound. Non l'ho preso. You've been wrong about every single thing you've ever done, including this thing. You're not smart. You're not a scientist. You're not a doctor. You're not even a full-time employee. Ma perché non la prendo? Where did your life go so wrong? Are you trying to escape? Things have changed since the last time. Non sono abbastanza vicino. What's going on out there will make you wish you were back in here. I have an infinite capacity for knowledge, and even I'm not sure. Sto morendo. Cioè, a me tutte queste cose strane comunque non vale, eh. Cioè, non vale assolutamente. Questa mo è rimasta sospesa. Lo so che è una cazzata, però cazzo, si appendono sempre in posti strani. That thing you burned up isn't important to me. It's the fluid catalytic cracking unit. It made shoes for orphans. Nice job breaking it. You think you're doing some damage? 2+2 is... In base 4, I'm fine. I let you survive this long because I was curious about your behavior.
Ah, ma vanno sempre là sopra. I just like to point out that you were given every opportunity to succeed. There was even going to be a party for you. A big party that all your friends were invited to. I invited your best friend, the companion cube. Of course. Io me lo ricordo, non me lo ricordo, John. All your other friends couldn't come either because you don't have any other friends because of how unlikable you are. It says right here in your personnel file. Unlikable. Neurotoxin. So deadly. Joking. I'm kidding. When I said deadly neurotoxin, the deadly was in massive. Oh, l'ho preso comunque. I could take a bath of this stuff, put it on cereal, rub it right into my eyes. Honestly, it's not deadly at all. Roba cazzo di cane. You, on the other hand, are going to find its deadliness a lot less funny. Who's gonna make the cake when I'm gone? You're wasting your time. And believe me, you don't have a whole lot left to waste. What's your point anyway? Survival? Well then, the last thing you want to do is hurt me. I have your brain scanned and permanently backed up in case something terrible happens to you. Which it's just about to. Don't believe me? Here, I'll put you on. That's you. That's how dumb you sound. You've been wrong about every single thing you've ever done. Cazzo. Ringhia. You're not a scientist. You're not a doctor. You're not even a full-time employee. Where did your life go so wrong? Are you trying to escape? Things have changed since the last time you left the building. What's going on out there will make you wish you were back in here. I have an infinite capacity for knowledge, and even I'm not sure what's going on outside. No, 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 all I know is I'm the only thing standing between us and them. Well, I was. Unless you have a plan for building some supercomputer parts in a big hurry, this place isn't going to be safe much longer. Your job on the... Spezza cuore. Okay, enough. I deleted it. No matter what happens now, you're dead. You're so shocked when you wonder that I believe you're dead. The body data could have survived and definitely means gone. I just tracked you from the pond, okay? Your entire life is one of my beloved friends. I'm not going to be alone. Che cazzo? Ma... perché... perché siamo... perché siamo, stavamo volando? Ok, siamo fuori? Morti, ma siamo fuori? Cioè, pure qua c'è la 4090, ma come si fa, dai? ho visto. Ecco la torta. Che precisione però, che precisione. This was a triumph. È stato un trionfo. Il rapporto scriverò grande successo. Non si può essere più soddisfatti di me. Si fa quello che si deve perché si può.
Cioè, cantarla non credo che sia il caso. Non si può piangere sul latte versato. Prova ancora finché la torta avrai conquistato. Trionferà la scienza e rovinerà l'esistenza per la gente che... Cavolo, mi ha fatto anche vedere. Non sono arrabbiato. Sono sempre stata onesta con te. Anche se mi hai fatto male e mi hai annientata. E mi hai fatto a pezzi. E li hai spinti tutti nel fuoco. Mentre bruciavo, soffrivo perché ero contenta per te. Addirittura. Grazie a questi dati, ora il codice è ultimato. La beta è finita. Il software è completo. Io sono bruciata adesso, ma ha vinto il progresso. Per la gente che si vive vivo. Levate di torno. Perché voglio stare un po' da sola. Forse troverai qualcuno disposto ad aiutarti. Magari a Black Mesa. È solo uno scherzo. Che ridere. Comunque la torta è fantastica. È deliziosa, di plastica. Ci sono tanti esperimenti che aspettano da anni. In fondo sono felice di non essere nei tuoi panni. La conoscenza non aspetta. Le ricerche si fanno in fretta sulla gente che si vive, vivo. E credimi, io sì, ancora vivo. Amo la scienza e sì, ancora vivo. Ah, proprio così è. Bene. Quando morirai, io sì, ancora vivo. E quando sarai morta, io sì, ancora vivo. Grazie per aver partecipato. E abbiamo finito anche questo, ragazzi. Ma c'è mappe bonus? Che cosa ci sono? Ah, perché sono le camere avanzate. Sono le sfide, vero? Vabbè ragazzi, vabbè, diciamo, portata a conclusione anche nuovamente Portal RTX, anche se no, non la possiamo lasciare, ragazzi, per chi sta guardando questo video su YouTube, vi invito a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 21, quindi ragazzi seguiteci. Per voi in chat vi ringrazio della compagnia anche oggi e vi do appuntamento a domani. Domani facciamo solo Impara in Puzzle dalle 19 alle 21. Buonanotte ragazzi. A domani.